in particolare i modi in cui il mio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pensa in questi ultimi anni al tema del ragionamento critico e del potenziamento delle capacità di ragionamento, delle competenze di ragionamento negli studenti. E, come avrete probabilmente già intuito, l'approccio è molto focalizzato sulla pratica e molto meno sulla teoria. Questo, fra l'altro, io ho sempre la sensazione che quando qualcuno che viene all'ambito accademico viene a fare questi discorsi in un contesto professionale venga preso come una specie di spocchia, come se dicesse vabbè, noi la teoria la facciamo nelle dorate stanze della ricerca quando la fanno tanto. Non è assolutamente così. Anche nelle dorate stanze della ricerca, per esempio quando facciamo questo corso in università, sia gli studenti che i docenti, facciamo molta pratica e pochissima teoria. Perché come cercherò di spiegare più avanti oggi, uno dei problemi a livello universitario nell'insegnamento di questo tipo di competenze è che non si insegnano le competenze, si insegna la gran teoria, che è un'ottima cosa, ha una serie di ricadute importanti, ma non migliora assolutamente, non c'è nessuna connessione causale diretta fra quel tipo di teoria e le capacità di ragionamento che si può raffinare. Quindi per me dire molta pratica non vuol dire facciamo un'esperienza di serie B, vuol dire esattamente l'opposto, vuol dire che è l'unica cosa che ha senso fare in questo contesto. E il risvolto negativo è che tocca partecipare attivamente, spiace, spero che la cosa in realtà vi faccia piacere, però è un requisito, soprattutto durante i nostri incontri qui, però vedrete, vi proporrò anche alcune attività da fare in classe, ovviamente sono facoltative, l'autonomia di insegnamento per me è una cosa serissima, però nelle precedenti edizioni i vostri colleghi le hanno sempre fatte con i loro studenti e devo dire abbiamo avuto un ritorno molto positivo sia dagli studenti sia dai colleghi. Però come vedete sostanzialmente l'impianto metodologico è quello di sperimentare qua fra noi qualcosa che poi si può provare a riprodurre, ovviamente con le dovute modifiche e attenzioni, anche nel contesto classe. E ecco, un altro problema per tutto questo è che vedrete io tenacemente rifiuterò di partire da una definizione di ragionamento critico. Questo per una ragione molto semplice, che se noi partiamo dal ragionamento critico è un concetto ombrello che copre molte cose diverse. Se noi ci avventurassimo nel tentativo di dare una definizione preliminare, ci arriveremmo anche su questo. Cioè cominciamo a dire, sì, questa definizione mi convince, ma non tanto, va bene per questi casi, ma non cattura questi altri. Una discussione interessantissima, ma che rientra in quel, emisfero teorico del discorso che mi interessa meno sviluppare. Quello che faremo, naturalmente, non è ignorare la teoria, ma è utilizzare la teoria come, strumento per discutere una pratica dopo aver fatto la pratica, non prima. Questo è un po' lo spirito della cosa. Ecco, voi siete persone che lavorano da molti anni, in alcuni casi penso da decenni, nella scuola, quindi sono sicuro che non avete nessun problema ad affrontare un discorso in maniera eminentemente pratica piuttosto che teorica. Siccome invece i miei studenti universitari spesso hanno delle ansie pazzesche, cioè l'ansia tipica dello studente universitario è quella dov'è il manuale, cosa che posso leggere qualcosa. Se qualcuno fosse interessato ad appigli di questi non sono manuali, questi sono libri di divulgazione. Su questi temi, se vi fate delle ricerche, magari le avete già fatte, vedrete che c'è una pubblicistica sterminata, ci sono un sacco di testi. Vabbè, a parte ovviamente che questo è nettamente migliore, chiaramente, a parte gli scherzi. I primi due sono due testi che secondo me sono fatti bene, nel senso che sono molto accessibili, sono interessanti, ma soprattutto sono fatti bene anche nell'ottica che vi può interessare, cioè possono anche se non sono pensati ovviamente come testi rivolti specificamente a docenti, però contengono una serie di spunti che poi facilmente possono anche essere tradotti in attività di aula se vi interessasse farlo. Lo stesso vale per questo. E questo che ho scritto io, se vi venisse proprio voglia di comprarlo, vi chiederà la cortesia di farlo dopo il corso, perché se no tutta una serie di biechi trucchetti che vorrei mettere in atto spariscono, perché avete già letto e sapete la risposta. Io ovviamente cercherò di allontanarmi il più possibile dal testo, però insomma, spoiler alert, meglio da non leggersi prima, se mai lo fosse interessato. A parte questi, come dicevo, sono più letteratura di sfondo che può dare spunti utili. Se invece vi interessasse un vero e proprio manuale su questo tipo di temi e in particolare sul tipo di materiali che approfondiremo durante questo corso, la buona notizia è che un manuale c'è ed è anche fatto molto bene, e questo, la cattiva notizia, poi dipende dal punto di vista, è che non è mai stato tradotto in italiano. Questo testo esiste solo in lingua inglese. Non so quanto riuscite a vedere, perché, perché dalla mia prospettiva c'è un riflesso pazzesco, però basta che vediate. Questo qui è un manuale che fa riferimento ad un testo di cui parleremo meglio oggi nella seconda parte dell'incontro.
è il Thinking Skills Assessment Test, TSA la sigla. È un test che viene sviluppato a Cambridge, viene usato ormai da una decina d'anni per una varietà di propositi. Il proposito con cui nasce è quello di servire da strumento di selezione preliminare in entrata all'Università di Cambridge, Oxford, UCL, che sta proprio University College London, lo hanno adottato anche l'Università di Leida e in alcune altre università. Poi in realtà questo test, o comunque pezzi di questo test, sono stati anche utilizzati per esempio da delle imprese private come procedura di selezione per il personale. Comunque questo è il tipo di... è un test standardizzato, ve ne parlerò meglio dopo. E questo manuale in realtà non si limita a seguire il test, ma spiega quali sono le abilità di ragionamento che si vogliono allenare con questo tipo di test. E lo fa, secondo me, in una maniera molto, molto ben fatta. È fatto veramente bene come test. Come dicevo, non è mai stato in italiano. Segnalo questa cosa perché è un problema. In Italia, in italiano, non abbiamo a nessun livello, né universitario, né di scuola primaria e secondaria, un testo di riferimento che possa servire veramente da manuale per questo tipo di argomento. Ok, questo è il piano. Ah, scusate, è un'ovvietà. In qualunque momento stoppate la mia proverbiale logorrea e chiedete, interrompete, dubitate, criticate, qualunque cosa ritenete opportuno. Questa è la struttura del corso. Diciamo, questo lato qua in azzurro è quello che facciamo qui. Adesso, scusate, ho messo l'AMTD perché ero abituato a fare il salto di... comunque ci siamo capiti, cioè. Esatto, qui a 2000 anni. E queste sono le attività che vi proporrò in classe. Vabbè, oggi ovviamente introdurremo un attimo il corso e poi faremo un po' di esercitazioni prevalentemente individuali. Alla fine vi darò dei materiali che vi proporrò come cosa da fare con gli studenti, vi spiegherò come nella seconda metà dell'incontro. E vi chiederò di inserire le risposte date dagli studenti online, preparerò io un form, va sicuro molto user friendly, nel senso che non ci vuole tanto tempo a inserire le risposte perché so che questo tempo è prezioso, e vi chiedo di farlo entro una certa data perché poi vorrei analizzare con voi i risultati ottenuti dai vostri studenti. E fra l'altro, un po' mefistofelicamente, questa è una delle parti più divertenti del corso, anche per voi, non solo per me, confrontare i vostri risultati con quelli degli studenti, che è una cosa sempre interessante, questo tipo di compiti, e poi ovviamente approfondire il discorso e cominciare a focalizzare sugli esercizi. Perché gli esercizi di gruppo? Beh, intanto perché sono uno dei modi più efficaci di affrontare questo tipo di problematiche, ma anche perché di nuovo poi vi vorrei proporre fra la seconda e il terzo incontro di tentare di andare a correggere gli esercizi individuali fatti dai vostri studenti con esercizi di gruppo. Sempre sulla falsa riga di quello che abbiamo già sperimentato in classe. Come vedete, c'è questa idea di provare le cose prima fra noi e poi provare ad asportarle in classe. A questo punto poi discuteremo nel terzo incontro le esperienze fatte in classe, continueremo gli esercizi di gruppo. L'ultima, diciamo, incombenza che vi vorrei appiumare, ovviamente se sarete disposti a farlo appiumare, è piuttosto importante, e cioè ed è più creativa, non riguarda tanto di nuovo un ritorno in aula, riguarda il cercare di sviluppare dei materiali disciplinari, cioè sui contenuti disciplinari delle vostre materie, che vadano ad allenare il tipo di competenze che discuteremo in questo corso. Perché questo passaggio sui materiali disciplinari? Innanzitutto perché non ce ne sono di già pronti, per lo più. Perché come vedrete gli esercizi che noi utilizzeremo sono esercizi che non si riferiscono a una specifica disciplina, utilizzano degli argomenti verbali, dei brevi testi, che però non fanno specificamente riferimento alla storia, piuttosto alla geografia, piuttosto che all'italiano. E questo è un possibile modo di affrontare l'obiettivo di migliorare le capacità di ragionamento, ma non è solo e non è neanche necessariamente il migliore. Ci sono stati molti studi per cercare di capire se sia meglio cercare di allenare questo tipo di competenze utilizzando materiali completamente avulsi dal contesto disciplinare, oppure se non sia più produttivo cercare di inserire un approfondimento su questa abilità all'interno delle rispettive discipline. Le abilità di cui stiamo parlando, come vedremo, sono ovviamente transdisciplinari, cioè la capacità di ragionamento serve in qualsivoglia materia si voglia affrontare, ma come la si allena può fare una differenza. Ci sono alcuni dati che suggeriscono che lo sviluppo di materiali disciplinari ha un'importanza cruciale per avere dei risultati migliori. Ecco, il problema è che lo sviluppo di materiali disciplinari richiede necessariamente il coinvolgimento attivo dei docenti, perché è perfettamente inutile che io arrivi da fuori inventando un materiale disciplinare senza sapere nulla sul vostro programma, le vostre modalità di insegnamento e quant'altro. Quindi qua l'idea è quella di provare a farsi venire qualche spunto su questo, vedremo poi come. E poi l'ultimo incontro, ovviamente, chiuderemo un attimo analizzando questi materiali, traendo qualche conclusione e naturalmente facendo un piccolo test finale. Per quanto riguarda oggi, questo invece è un po' il piano.
vediamo se riusciamo a fare tutto. Spero di sì. Io vorrei iniziare dando un po' qualche informazione contestuale, cioè cercando di discutere con voi il modo in cui questa idea del ragionamento critico sta nella testa del mio. Poi la testa del mio ovviamente è un concetto mitologico, cioè il mio non ha una testa, ha innumerevoli teste che cambiano anche con una certa frequenza, però vedremo che ci sono alcuni documenti che possiamo prendere come, diciamo, pietre miliari della riflessione recente sulla scuola da parte del mio. Mi concentrerò in particolare sull'indicazione nazionale sulla cosiddetta buona scuola, come legge, e vedremo in che modo se ne parla in questi documenti. Poi vi vorrei chiedere, quindi preparatevi spiritualmente, di darvi qualche feedback, qualche input sulla vostra esperienza sul campo, perché mi rifiuto di credere che un insegnante non si sia mai posto il problema di coltivare le capacità di ragionamento dei suoi studenti. Ovviamente uno dei problemi che riponete quotidianamente, quindi mi interessa sapere come ci state già lavorando. Poi vi dirò qualcosa su come si insegna il ragionamento critico all'università. In realtà vi dirò qualcosa su come lo si fa, malissimo e poco. Poi cercherò anche di darvi un esempio di una modalità che invece mi sembra un maggiore successo. E poi, come vi dicevo, ci focalizzeremo su questo strumento specifico di cui già vi accennavo, il DSA. Vi spiegherò di cosa si tratta e poi faremo una piccola esercitazione individuale utilizzando i materiali presi dal DSA. Nella seconda parte vorrei introdurre invece l'attività da fare delle vostre classi. Dovrebbe esserci tutto questo uno spazio per una pausa, perché comunque abbiamo 3 ore che sono a discreta maratona. Mi dicono e penso che mi confermeranno i colleghi della Dominale che comunque alle 17.50 dobbiamo chiudere, perché alle 18 dobbiamo essere fisicamente fuori dall'edificio, va benissimo. E la pausa servirà, la faremo subito dopo il test individuale, anche perché in questo modo lo posso correggere immediatamente. Non vi dirò i vostri risultati, ma li userò per dividermi in gruppi per l'attività, in gruppi in modo che i gruppi siano ben bilanciati. State tranquilli e sereni, questa volta il test individuale non deve spaventare nessuno. Tra l'altro poi parleremo di questa cosa del test, perché questa cosa del test è una parola che a volte suscita dei comprensibili e giustificati, non dico timori, ma perplessità. E in alcuni casi sono assolutamente legittime le perplessità, quindi vedremo perché questo test è un buon test da utilizzare come materiale didattico. Ok, l'indicazione nazionale del mio, sicuramente voi le conoscete molto meglio di me, io me le sono guardate solo dal mio punto di vista, che è molto, diciamo, ristretto, mi interessava capire come affrontavano il tema del ragionamento critico e dell'argomentazione. E devo dirvi che da questo punto di vista, quindi un punto di vista, ripeto, molto limitato, io sono abbastanza un fan di questo documento. Cioè questo documento da un punto di vista culturale, poi quanto si traduca in realtà ne possiamo tranquillamente discutere, ma dal punto di vista dell'impostazione intellettuale del discorso, almeno per quanto attiene al ragionamento critico, è piuttosto avanzato, sicuramente molto più avanzato della cosiddetta buona scuola. Su questo vi dico qualcosa fuori dubbio. Comunque, se uno solo va a leggere si rende conto che, tanto per cambiare, questa qua del ragionamento critico, dell'educazione al ragionamento critico, è una bella priorità che gli è stata piazzata dal Ministero sul collo. La scuola ha assolutamente, in termini inequivocabili e particolarmente netti, la missione di coltivare le capacità di ragionamento critico degli studenti. No, scusate, lo enfatizzo questa cosa perché da un lato è un'ovvietà, come abbiamo già detto. Dall'altro, a me, vedendolo dall'esterno, non da insegnante, mi fa sempre un po' specie, mi colpisce molto che vengano dati questi grandi imperativi categorici e non ci siano 2 righe su come bisognerebbe fare a farlo, su quali dovrebbero essere gli strumenti a supporto. Non dico necessariamente soldi, ma anche banalmente formazione degli insegnanti, cioè non c'è nulla di questo, c'è una grande chiamata alle armi, partite. Comunque, vediamo meglio di cosa si tratta. Quando dico che è inequivocabile, intendo cose di questo tipo. Cito: la scuola, tra altre cose, offre, aperte virgolette, stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico e guida nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società in modo molto più conforme. Inoltre, questo è specifico sulla scuola primaria, è la sede in cui si pongono, di nuovo cito, le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico, eccetera, eccetera. E questa è la dichiarazione di intenti. Poi la cosa interessante, quando andiamo un pochino più in analisi del documento, è che se voi andate, sapete come organizzate, poi si parla delle promesse generali e poi si vanno a toccare le varie materie, le varie discipline. Ecco, vedrete che ritroviamo accenni molto chiari al tema dell'educazione al ragionamento critico in tutte le discipline. Quindi è chiaramente un'ottica transdisciplinare. E come vedremo fra un attimo. Il che non è una cattiva idea, però è una di quelle cose che bisogna capire come. Comunque, prendiamo l'italiano per esempio. Queste sono alcune sottolineature che ho fatto. Se andate a leggere, come dire, metodicamente il documento, ne troverete molte più. Comunque, le capacità linguistiche vengono viste come condizione necessaria per
accesso critico a tutti gli ambienti culturali per un uso critico e libero della lingua a cui deve giungere presto ogni cittadino. Questo passaggio sul quest'uso del termine cittadino non è casuale. Se faceste un'analisi per occorrenza, scoprireste che la parola cittadino e cittadinanza è sempre molto vicina in questo documento alla parola ragionamento critico, capacità critica, pensiero critico. Crea un ponte fra queste due cose il documento, cosa che è abbastanza sensata e normale nella riflessione sull'educazione al ragionamento critico. Al di là di qualunque ritorno puramente intellettuale, cognitivo, c'è forte questa idea che senza una capacità critica non si riesce a esercitare una cittadinanza democratica in maniera responsabile. Se volessimo essere un pochino più anarcoidi, senza una capacità di ragionamento critico la democrazia è una pessima idea. Ve la dico in maniera un po' netta, però questo è, diciamo, il termine del problema. La lettura in particolare viene considerata in grado di sviluppare una capacità di concentrazione e di riflessione critica. Troverete molti altri passaggi di questo. Ancora più esplicito per il caso della storia, di nuovo sto citando, si deve promuovere la padronanza di strumenti critici per evitare che la storia venga usata strumentalmente in modo improprio, giacché è opportuno sottolineare come proprio la ricerca storica e il ragionamento critico sui fatti essenziali relativi alla storia italiana ed europea, e magari anche non europea, questo è un altro discorso, offrono una base per riflettere in modo articolato e argomentato sulle diversità dei gruppi umani che hanno popolato il pianeta, eccetera, eccetera. Ricerca storica e ragionamento critico rafforzano altresì la possibilità di confronto e dialogo intorno alla complessità del passato e del presente, e poi c'è un accenno alla società multietnica. Di nuovo, questo è un tema abbastanza forte nel documento e forte in generale nella riflessione sul ragionamento critico, cioè questa idea che sia anche essenziale per favorire l'integrazione internazionale e multietnica. Detto in altri termini, è bene che nel confrontarsi con diverse culture, diverse civiltà, gli studenti imparino a farlo in maniera razionale. Perché? Perché l'alternativa ad un modo razionale è un modo emotivo, e avete tutti ben chiaro quali sono le derive di un discorso emotivo sull'immigrazione. Questo è un po', diciamo, l'impostazione. E anche qua di nuovo trovate il riferimento alla cittadinanza. La geografia contribuisce a fornire gli strumenti per formare persone autonome e critiche, in grado di assumere decisioni responsabili alla gestione del territorio e alla città dell'ambiente. Qui, molto opportunamente, in geografia le capacità critiche vengono associate al rispetto dell'ambiente. E negli auspici del legislatore, relativamente alla scuola primaria e secondaria di primo grado e dell'infanzia, non è peregrino, dicevo, il fatto che si leghi il tema del ragionamento critico al rispetto dell'ambiente, perché tipicamente una serie di temi importanti dal punto di vista ambientalistico richiede una capacità di riflessione e di proiezione, soprattutto perché tipicamente impongono dei costi immediati in vista di benefici futuri, in alcuni casi benefici che non saremo noi a sperimentare, ma saranno per esempio le generazioni future. Quindi è qualcosa su cui la riflessione critica serve a sostenere politiche sostenibili. La ritroviamo anche in musica, arte e immagini, dove si parla insistentemente di, cito alcuni termini, riflessione critica, funzione critico-estetica, confronto critico, interpretare in modo critico, leggere e commentare criticamente, ok? Cioè l'idea è che la valutazione di arte, cioè arte in senso lato, immagine e musica, si debba comunque avere un approccio che non si limita a essere, per dire, recettivo, ma è anche critico. La tecnologia, rispetto alla tecnologia, l'enfasi viene data soprattutto rispetto alle competenze digitali, cioè l'idea che sostanzialmente si debba sviluppare negli studenti le capacità critiche di utilizzo dei nuovi media, dei social network e quant'altro. E questo è un passaggio molto, è uno dei punti in cui personalmente, fermo restando che stiamo parlando di auspici, non stiamo parlando di piani concreti, però anche lì, come vedremo con formulati, ci sono auspici e auspici. Questi sono auspici formulati in maniera abbastanza sensata, perché per esempio questo passaggio: è necessario che oltre alla padronanza di strumenti spesso acquisita di fuori dall'ambiente scolastico si sviluppi un atteggiamento critico, eccetera eccetera. Questo è un passaggio che può sembrare banale, ma non è banale, perché questo documento usciva in un momento, ora un po' meno, ma all'epoca era molto forte, in cui l'universo mondo cavalcava l'onda dei nativi digitali, per cui, come dire, la vulgata era che voi eravate a malapena capaci di utilizzare le tecnologie, i vostri studenti invece erano nativi e facevano una cosa meravigliosa. Ora, che i giovani siano nativi, basta guardare mio figlio ed io alle prese con un tablet, va bene, ma che la natività, la capacità di uso prevalentemente manuale comporti una consapevolezza critica di quello che sta facendo, è una cosa su cui anche la ricerca ha ampiamente appurato che non è così. Quindi c'è un'importante missione della scuola su questo, che il documento, per quanto rimanendo a livello di, come dire, buone intenzioni, perlomeno coglie.
Ecco, la cosa che dal mio punto di vista, che probabilmente sono un vetero, logico, una cosa brutta, però quello che mi colpisce è che ora si legge questo documento e dice, ma cavolo, bello, guarda, un sacco di qua. Poi guarda meglio e scopri che tutta questa enfasi sullo spirito critico, la riflessione critica, l'analisi critica, non è mai, quasi mai, non mai, quasi mai unita a un discorso sulla logica, sul pensiero logico, che dal mio punto di vista è strano, perché in realtà, appunto, in ambito accademico, in ambito di ricerca, anche universitario, si arriva tipicamente al pensiero critico con un'affiliazione, un tentativo di rendere, diciamo, la logica un pochino più consonante con il ragionamento ordinario e quotidiano, ma non è qualcosa che si può fare senza preoccuparsi dei rapporti logici fra premesse e conclusioni, perché non si capisce come farlo. Quindi il fatto che il documento ci giri a largo è un po' strano, così come è anche strano dal mio punto di vista che di capacità logica si parli solo, che se ne parli anche sacrosanto, ma che se ne parli solo del problematico in relazione ad acquisizioni precoci nella scuola dell'infanzia. Cioè sostanzialmente l'idea che le capacità logiche, ma intese più come capacità di concatenazione logica del pensiero più a livello grammaticale che non a livello semantico, se capite cosa voglio dire, cioè non tanto preoccupandosi che la conclusione segua delle premesse, ma che il soggetto, il verbo e il complemento oggetto stiano insieme in una maniera ragionevole. Ecco, ci si concentra solo su questo e non le si riprendono più. Quando le si riprendono, per esempio per la scuola primaria e secondaria, è sempre subordinandola a qualcos'altro, come qualificazione accessoria a qualcos'altro. Per esempio in italiano si parla di ordine logico-concettuale, logico-sintattico, logico-cronologico. Però non c'è un'autonomia della logica in tutto questo. E, ecco, ovviamente la preoccupazione che a uno come me viene, ma veramente pensiamo che si possa ragionare criticamente senza un riferimento minimo, anche intuitivo, anche di base, a dei rapporti logici? Perché intendiamoci, non è che spirito critico vuol dire rompere le scatole, eh? Cioè non è proprio quello, questo è un equivoco che soprattutto negli studenti facilmente viene a guardo. Cioè la persona critica è quella che viene sempre lì a rosicchiare sul collo. Ora, il fatto che venga lì a rosicchiare sul collo può essere un prerequisito sociale alla capacità di essere un attore critico in un contesto a più persone, però poi dipende, insomma, da quali sono le motivazioni e le ragioni che stanno dietro a questo approccio. Ecco, la logica, viva Dio, ha una sua autonomia, una sua centralità, per questo dicevo quasi, perlomeno in matematica, no? Meno male, perché non c'è in matematica che può provare. Ecco, però guardate, questo è interessante per me, perché questo è un passaggio che lo trovate nel documento nell'ambito della parte dedicata alla matematica, in cui si dice che uno studente raggiunge tre gradi di sviluppo al termine della scuola secondaria di primo grado, quindi siamo già abbastanza avanti, se sostiene le proprie convinzioni portando esempi e controesempi adeguati utilizzando concatenazioni di affermazioni, accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di un'argomentazione corretta. Ecco, questo è l'unico passaggio in tutto il documento delle indicazioni nazionali in cui troviamo una cosa che assomiglia molto a una definizione, per quanto diciamo operativa, di che cos'è il ragionamento critico. Il ragionamento critico è questa roba qua, sostanzialmente. Okay? Ora, intendiamoci, non è che sia un problema associare una matematica, però converrete con me che è strano che, per esempio, un docente di italiano, un docente di storia, non possa condividere pienamente esattamente lo stesso obiettivo, perché qui non è che stiamo parlando di fare dimostrazioni necessariamente utilizzando simboli o numeri, stiamo parlando di concatenare, appunto, portare esempi contro esempi, sostenere le proprie convinzioni, la base di un discorso argomentativo basato su ragione. Quindi è strano che venga, diciamo, non dico ghettizzata, ma isolata all'interno della matematica questa competenza. Come vi dicevo, questo è l'unico punto in cui si associa l'argomentazione alle competenze logiche, non è che la parola argomento non ricorra anche in altre parti del testo, ma se ve lo andate a cercare scoprirete che lì si usa o argomento in senso generico, tipo l'argomento della lezione di oggi è quello che poi parte, oppure nel senso, oppure senza chiarire quali sono i criteri. Cioè, per esempio, si può parlare in alcuni passaggi di testi argomentativi, ma non viene data una definizione di cosa sia un testo argomentativo. Ora, non so se il tema argomentativo, questo potrebbe essere una formazione datata, non lo direte voi. E ancora una nozione dell'esame di Stato, il termine della scuola secondaria del primo grado, il tema argomentativo? Ok. Sì, perché non sono, diciamo, non sono aggiornato sul lavoro che sicuramente è stato fatto nella didattica su questo, però a suo tempo, 5-6 anni fa, avevo dato un'occhiata a un po' di manuali di italiani in particolare, alcune delle definizioni che mi hanno dato di tema argomentativo, dal punto di vista di persone che si occupano di teoria dell'argomentazione, facevano tremare i polsi, cioè non avevano rapporti vaghissimi
col testo argomentativo, spesso confondevano la forza persuasiva di un'argomentazione con la sua validità logica, con la sua fondamento razionale. Insomma, era un po' una cosa che non era tanto chiara, almeno dal mio punto di vista. Comunque, questo è, diciamo, l'unico altro passaggio che sono sull'argomentazione. Riassumendo, l'aspetto positivo, almeno in termini di auspici, è che sì, c'è una forte enfasi sul ragionamento critico, sulle capacità argomentative, anzi, mi è data questa grossa missione alla scuola. Come vi dicevo, c'è questa bandiera rossa, questo, diciamo, piccolo segnale di allerta sul fatto che vengano quantomeno presentati come disgiunti al pensiero logico, e poi la cosa che avete già commentato anche voi, cioè è poco chiaro come tradurre questa enfasi in un'azione didattica concreta, visto anche il carattere transdisciplinare, che è sacrosanto, ma non è immediatamente ovvio da risolvere. E attenzione, il fatto che un documento come Indicazioni Nazionali non dia indicazioni anche sul gioco di parole, sulla pratica, potrebbe anche essere visto in un'ottica benevola, cioè potremmo anche dire, ah, vabbè, questo è un riconoscimento dell'autonomia scolastica, sta ad ogni istituto a trovare la sua chiave di interpretazione, oh, va bene, io va benissimo. Siccome credo che di cose che dovete tradurre in autonomia, in presentazione, ne abbiate un certo numero, non so, ogni tanto qualche linea guida, qualche indicazione un pochino più pratica, penso potrebbe essere auspicabile. Va anche detto, no, per non ricadere nel solito discorso di Tagliarota, per cui il nostro paese è uno schifo, invece all'estero fanno le cose che manco ce ne sogniamo, tutto il problema ce l'hanno anche all'estero, non è una cosa, non è una cosa nazionale, basta. Diciamo che, e sto veramente tagliando ovviamente la complessità del mondo e dell'educazione del mondo in maniera ridicola, però possiamo un po' in maniera manichea isolare due estremi. Da un lato c'è la situazione caratteristica per esempio dell'Italia, ma non solo, in cui si hanno grandi intenzioni, grandi dichiarazioni di principi, 0 euro impegnati in questa direzione, e non è una questione di voler sempre i soldi, è che, c'è questa espressione americana che conoscerete, to put your money where your mouth is, che vuol dire metterci i soldi quando parli di qualcosa, è semplicemente un'indicazione concreta del fatto che effettivamente interessa oppure no. E la situazione per ora è che si fanno grandi proclami ma non ci sono impegni reali in questa direzione. Ci sono poi, diciamo, allo spettro opposto delle realtà, in particolare in Nord America, sicuramente in Canada, anche negli Stati Uniti, in una certa misura anche nel Regno Unito, in cui invece ci sono stati da almeno 30-40 anni a questa parte delle concrete iniziative per cercare di sviluppare il ragionamento critico, va anche detto che i risultati per ora sono abbastanza controversi, cioè non è chiaro che abbia avuto successo. Quindi a maggior ragione diventa problematica una chiamata alle armi senza una qualche indicazione concreta, perché abbiamo comunque già dei dati preliminari che ci suggeriscono che semplicemente volerlo fare non garantisce di riuscire a ottenere dei risultati. Ecco, molto brevemente, perché non so, ho la sensazione che questo potrebbe sollevare un giro bravio. Comunque, la buona scuola, ecco, di nuovo, tenete presente che io guardo a questi documenti in un'ottica deliberatamente stretta e miope, mi interessa l'unica cosa, quindi non prendete i miei commenti come, diciamo, a favore o contro i documenti nel loro complesso, sono entrambi i testi fra l'altro abbastanza articolati. Però per quanto riguarda il ragionamento critico, scusate, ci pista perché dica il thinking, se no mi ci sto nella slide. Ecco, per quanto riguarda il ragionamento critico c'è un netto peggioramento rispetto all'indicazione nazionale, cioè di fatto nella buona scuola questo tema è sparito. Adesso, di nuovo, se voi leggete, come penso leggiate spesso, parecchie leggi, okay, vi sarete accorti che negli ultimi, direi, almeno 10 anni c'è stata una grave involuzione nella qualità legislativa. Cosa voglio dire? Voglio dire che per esempio hanno questa abitudine che ora le leggi, incluse le finanziarie, di quasi ogni anno negli anni recenti, sono un unico articolo. Tutto il resto sono commi, voi direte chi se ne frega, non è chi se ne frega. La divisione in articoli di una legge è funzionale a dare una struttura logica alla legge, ok? Le leggi venivano una volta divise in articoli e addirittura si prendevano persino la briga di scrivere il titolo dell'articolo, tipo preliminari, presupposti, introduzione, lasciamo perdere la Costituzione che deve essere così per forza, ma anche leggi ordinarie erano strutturate così. Ecco, ora fanno un unico articolo e tutti gli altri sono commi. La buona scuola sono 212 commi. Perché fanno così? Beh, perché per chi la scrive è molto più comodo, perché il comma, come sapete, è semplicemente un criterio di elencazione. Sì, puoi metterci un ordine al suo interno, si spera che ce lo metti, però non è manifesto questo ordine.
E quindi nel momento in cui in commissione parlamentare piuttosto che in aula è necessario fare questa o quell'altra modifica, è molto più facile farlo senza doversi rimettere a ridiscutere la struttura generale della norma. Il problema è che a questo punto la struttura generale della norma, nel peggiore dei casi, è meno chiara persino al legislatore, ma nel migliore dei casi risulta assai poco chiara al cittadino, perché non c'è letteralmente scritta nella sua base. Comunque, scusate, questa è una mia cosa di pancia su come scrivono le leggi, non c'è. Se voi prendete questi 212 commi, in Gazzetta Ufficiale sono 27 pagine, scoprirete che nella legge non compaiono mai le parole ragionare e ragionamento. Per carità, le ricerche fatte su entrate lessicali, su documenti complessi, lasciano il tempo che trovano, perché magari non c'è ragionare, ma c'è pensare. Per carità, non voglio causare una sollevazione popolare. Però onestamente che una legge sulla buona scuola non abbia mai sentito l'esigenza di usare quelle due parole è una cosa, diciamo, suggestiva, una cosa. E se andate a cercare un pochino meglio, non limitandovi a una cosa superficiale, il riferimento alle cosciate, che è l'unico che trovate, quello secondo me ce l'ha scritto proprio Renzi, è l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. L'unico! Ora, va bene, eh? No, per intendiamoci, è vero che è utile affidare il ragionamento critico anche per... però non è che prima dei social network e dei media non dovevamo ragionare. Cioè, sta cosa qua veramente sovverte completamente i mezzi e i fini. Il ragionamento critico è un obiettivo che è anche utile per questo, non è che è utile solo per questo, è demenziale inserirlo solo in quest'ottica, eppure è quello che succede. E poi, in generale, c'è un generico invito al potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, che voglio dire, più generico di così probabilmente non potrebbe essere, e naturalmente non vengono fatte qualificazioni composte specifiche in tal senso. Ribadisco ancora una volta, scanso di equivoci, a me interessa solo questa cosa qua, quindi magari ci sono delle perle preziosissime all'interno della legge che io mi sono perso, però su questo aspetto devo constatare che c'è un arretramento significativo rispetto alle posizioni del 2012. Ecco. Sempre alla voce chiarimenti, non è che se la scuola piange l'università se la spassa, su questi temi, quindi sembra che non solo perché, vabbè, immagino siate ben consapevoli di questo eterno scaricabarile, cioè chi insegna all'università si lamenta del fatto che le superiori non li preparano più come una volta, che le superiori fanno lo stesso ragionamento con la secondaria e il primo grado, insomma, quelli dell'infanzia di solito se la prendono con i parenti, no, non è così, però i genitori, scusate, parenti è un calcolo da inglese, sì. Comunque, a parte questo, ma in realtà la ragione per cui l'università non è tanto da ridere su questi temi è che, se andate a vedervi un attimo i corsi, la struttura dei corsi universitari, una riflessione esplicita sul ragionamento è per lo più confinata nei corsi di logica, che vuol dire che sostanzialmente ci vengono esposte persone che fanno lauree filosofiche o matematiche. Sì, ovviamente si parla di ragionamento anche nella laurea di psicologia e scienze sociali in genere, ma se ne parla tipicamente non con un vero interesse rispetto al ragionamento corretto, ma più con un interesse sperimentale sui processi di ragionamento delle loro esperienze. Quindi un altro approccio. Ma anche laddove ci si occupa di ragionamento, il problema è che l'enfasi è quasi sistematicamente sulla teoria del ragionamento, non sulla sua applicazione. Cosa voglio dire? Voglio dire che per quelli che voi che hanno fatto un corso di logica all'università sanno benissimo che il corso di logica all'università è uno studio delle proprietà astratte dei sistemi logici, ok? Correttezza, completezza e via discorrendo, ok? Se studiano di diversa complessità, ogni tanto si fanno, come si vuol dire, delle dimostrazioni, o si dimostrano dei teoremi, si fanno dei calcoli, la deduzione naturale, questo già lo fanno solo alcuni docenti, ma di solito è il docente che esemplifica un'abilità di fronte agli studenti. Assai di rado la cosa cruciale è imparare a farlo tu. Quello che tu impari sono appunto le proprietà astratte dei sistemi formali. Un logico statunitense molto famoso, Noel Belknap, ha, diciamo, stigmatizzato questa differenza tra la scienza della logica e l'arte della logica. E quello che lui tendeva a sottolineare è il fatto che le due cose non vanno a braccetto. Sì, certo, ci sono degli ottimi logici che sono anche dei raffinati pensatori, ma vi garantisco per esperienza personale che ci sono studenti che prendono 30-30 ore esame di logica, che se li fate fare un test come quelli che vedremo oggi, crollano pietosamente, hanno prestazioni ridicole. Okay? Ci sono però delle motivazioni non peregrine per questa dissociazione. Una di queste, per esempio, è il fatto che spesso e volentieri
poi vi darò alcuni esempi in un attimo, nei manuali di logica a livello universitario ho trovato una confusione o quantomeno una mancanza di chiarezza sulla differenza tra verità deduttiva e volontà di un ragionamento. La verità deduttiva è una proprietà formale, una differenza valida deduttivamente se la verità delle premesse condizione necessaria, è sufficiente per la verità delle conclusioni, cioè la conclusione non può essere falsa quando le premesse sono vere. La bontà del ragionamento è un concetto molto più ampio, molto più vago, e vedremo un paio di esempi fra poco. E gli esempi, fra l'altro, che vengono utilizzati in questi manuali in generale, in questa logica, hanno due problemi. Talvolta sono estremamente artificiali, cioè sono argomenti che non troverete mai nella vita reale, e se li trovaste vi mettereste a piangere. In altri casi sono argomenti realistici ma che vengono decontestualizzati. Per non parlare in modo astratto, vi faccio subito vedere che cosa intendo. Questo è un manuale abbastanza diffuso di logica, nell'edizione in lingua originale in inglese, già arrivata alla 14ª edizione, abbiamo anche l'edizione italiana curata al Mulino. Questo è un presunto errore logico, in particolare una negazione dell'antecedente. Cosa vuol dire negazione dell'antecedente? Ne parleremo più avanti, ma non è rilevante. Comunque, questo è un ragionamento che viene presentato come sbagliato, un esempio di ragionamento sbagliato. Ve lo leggo. Se Carlo si fosse appropriato indebitamente i fondi universitari, allora Carlo sarebbe colpevole di un crimine. Carlo non si è appropriato indebitamente i fondi universitari, quindi Carlo non è colpevole di un crimine. Ok? Ribadisco, questo sarebbe un errore di ragionamento. Ok? Ora, chi di voi ha, come dire, una propensione logico-formale, vede subito qual è il problema, ma non è esclusivamente valido. Perché? Perché la premessa, le premesse che sono due, una è condizionale, se Carlo si fosse appropriato, bla bla bla, allora sarebbe colpevole di un crimine, è vero. Carlo non si è appropriato indebitamente dei fondi universitari, ammettiamo pure che sia vero, e tuttavia è possibile che la conclusione sia falso, perché? Perché Carlo potrebbe aver ammazzato sua moglie, per esempio. Cioè, perché Carlo potrebbe essere colpevole di un altro crimine, ok? Questa è la ragione per cui questo argomento, che su questo non ci piove, non è deduttivamente valido. Benissimo. Ma da ciò a dire che è un argomento sbagliato in un contesto reale ordinario c'è il passo, perché spero, sospetto che molti di voi a sentirsi dire che questo è un errore di ragionamento un po' si ribellino e dico: ma scusate, ma non c'è una cosa che si chiama presunzione di innocenza? Perché questa è la ragione per cui vi ribellate al fatto che questo sia un argomento sbagliato. È l'idea di dire: no, aspetta, che c'entra che può aver ammazzato sua moglie? Qua stiamo parlando se ha rubato o non ha rubato questi fondi universitari. Posto che non li abbia rubati, è innocente, come si suol dire, fino a prova contraria. Ma non perché questa è una verità logica, ma perché così funziona il nostro sistema giudiziario e il sistema giudiziario di qualunque paese civilizzato. Okay? Qual è il problema di questo esempio? Il problema di questo esempio è che rientra nella categoria realistico ma decontestualizzato. Cioè ti prendo un argomento, sempre un argomento ordinario, ma ti chiedo di valutarlo facendo sparire tutti gli elementi di contesto. Il che non è quello che faccio la vita tutti i giorni, per essere chiaro. Se un giudice, cioè se noi andiamo a un giudice che ragiona in questo modo, che si è sbagliato, quello vi ride in faccia, e ha ragione a ridervi in faccia, perché sta facendo uso di una premessa contestuale che nell'argomento non viene dato, ma che è assolutamente da prendere come accettabile. Ok? Ora, questa è la ragione per cui un argomento può essere deduttivamente invalido, ma del tutto accettabile. Scusate, non è la ragione, è un esempio di come può succedere che un argomento deduttivamente invalido possa essere del tutto accettabile. Ma il problema è anche nella direzione opposta. Vi faccio vedere quello che secondo Coppi e Cohen è un buon argomento. Pierre e Marie Curie sono medici, quindi Marie Curie è un medico. Questo è deduttivamente valido, ve lo garantisco. Non c'è santo che la premessa possa essere vera e la conclusione non sia vera. Buon argomento questo? Cioè, se usciamo questa sera e voi siete dei buoni argomentatori, io mi devo aspettare questo tipo di contributo alla conversazione? Perché se così, io vado a cena da solo. Adesso, a parte le facili battute, il problema qua è chiaramente che qua la verità deduttiva viene conquistata, tra virgolette, a scapito del valore informativo. Il che non è un'occorrenza rara, tanto per darvi un altro esempio celebre, Socrate è un sillogismo relativamente valido, Socrate è un uomo, gli uomini sono mortali, Socrate è mortale, perfetto, non fa la piega, siamo tutti d'accordo che sapendo che Socrate è un uomo, perché tutti gli uomini sono mortali, il fatto che Socrate sia mortale lo sapevo già, detto in altri termini, la premessa e la conclusione è contenuta nelle premesse, e questo è più o meno inevitabile con un ragionamento relativamente valido. Infatti, non a caso, i ragionamenti deduttivamente validi diventano anche interessanti
solo quando concatenate un numero sufficientemente lungo di passi deduttivi, come accade per esempio alla dimostrazione matematica, in cui se io ti faccio vedere la premessa iniziale e la conclusione finale, ci cavolo, hai scoperto qualcosa di significativo. I singoli passi sono ciascuno più o meno autoevidente, ok? Però questo capita in una dimostrazione matematica, non capita in una conversazione quotidiana in cui ci scambiamo quotidianamente argomenti del tutto accettabili. Accettabili non vuol dire definitivamente validi, ma proprio questo è il punto. Non si può utilizzare la qualità deduttiva come metro di giudizio per un'argomentazione buona o non buona. Per tante ragioni, che non è il caso di lavorare qua, ve ne dico giusto un paio. La prima l'abbiamo già vista, cioè che tipicamente il singolo passo deduttivo è veramente povero dal punto di vista informativo. Ma l'altra è ancora più radicale. La validità deduttiva richiede una totale neutralizzazione dell'incertezza, ok? Per poter ragionare in maniera deduttivamente valida, io di dubbi non ne devo avere. Converremo tutti che nella vita reale l'incertezza è più o meno il pane quotidiano con cui i nostri ragionamenti devono fare i conti, e quindi tipicamente uno standard di validità molto più accettabile è un qualche standard di validità probabilistica. Su questo apro una parentesi su cui non avrò tempo di tornare. Il fatto che di probabilità si parli pochissimo, a quanto mi risulta, nel nostro corso di studi a tutti i livelli, anche all'università, è un grosso problema, perché gran parte dei nostri ragionamenti, in maniera intuitiva e spesso sbagliata, su questo ci sono libri e libri di psicologia del ragionamento, sono ragionamenti probabilistici fatti male. Se si imparasse a ragionare probabilisticamente in maniera corretta, sarebbe un bel passo avanti. Se vi interessa, su questo c'è un bellissimo libro recente di Massimo. Beh, di cognome si chiama Nicalzi, il nome mi pare Massimo, si chiama La matematica dell'incertezza, pubblicato da Lumino lo scorso anno, è veramente molto bello, ha un trattamento estremamente accessibile, alcune cose sono anche accessibili a studenti, secondo me, e di come appunto la matematica dell'incertezza può aiutare nella vita quotidiana e come si può affrontare. Comunque, chiuso parentesi.